motivo. Trovo abbastanza surreale che si parli di garanzie da parte mia dopo che, se questo governo nasce, è perché noi abbiamo messo in campo tutti gli sforzi per salvare il paese dall'aumento dell'IVA e dalla recessione. E tutti a dire: ma staccherai la spina? Io dico: intanto attacchiamola la spina, perché se non si attaccava la spina manco partiva il governo e si andava a elezioni, ed ora tutti i talk erano a discutere di come Salvini in torso nudo e col fucile a acqua faceva campagna elettorale in mezzo alle spiagge italiane. Allora, una cosa per volta, per carità. Ora facciamo nascere questo governo, mettiamo a posto i conti, c'è un programma sul quale stanno lavorando i segretari Zingaretti per quello che riguarda il Partito Democratico, e sulla base di questo in Parlamento io sono assolutamente convinto che ci saranno le condizioni perché questa legislatura duri fino al 2023. Dopodiché sapete meglio di me che la politica è il regno delle sorprese. Nessuno di voi un mese fa immaginava quello che poi è accaduto. Nemmeno che Renzi avrebbe... A voi, io dico, chi di voi aveva prenotato le ferie e ha dovuto cambiarle? Penso che, vede, cioè, quindi, come vedete, la politica è il regno delle sorprese. Era una